Il giorno di libertà. Il giorno di libertà è stabilito da un limite. Decisa la data, comincia la conta, fino ad arrivare emozionata a quel giorno. Giorno che ho sperato e pregato sempre di raggiungerlo. Il giorno di libertà è stato ogni volta aver concluso la chemio. Una settimana di riposo a casa. Il giorno di libertà mi liberava da ogni filo che mi aveva legata al letto per interminabili giorni. Era dunque festa per me, gioire per averlo raggiunto. Un premio al mio corpo guerriero, verso la salute sperata. Il giorno di libertà era il percorso in macchina. Osservare dai vetri ogni cosa che passava e vederla divinamente bella. Nel giorno di libertà, tutto è magia. Tutto è poesia, tutto è vita. Quel giorno, io l'ho sempre riempito di tutta una vita, poiché ogni giorno della mia l'ho dovuto salvare sempre. Quasi un prezzo da pagare per vivere un semplice giorno, per me mai uno qualunque, mai uno tra i tanti. Il giorno della libertà è stato poter riabbracciare la mia bimba, sentire il suo odore, stringerla forte a me e farle sentire l'immensità di un solo giorno. Mi sono sempre chiesta cosa sarebbe stata la mia vita se non mi fossi meritata il giorno di libertà. Non avrei sicuramente apprezzato l'immensità di quel giorno. Un giorno può contenere l'intera vita se godi l'attimo. Amare accorgendosi di tutti, ridere in compagnia, condividere i piccoli grandi gesti, passeggiare con stupore, correre per riuscire a muoversi, mangiare non solo per cibarsi, bere non per dissetarsi. Un solo giorno contiene tutto questo. Ed è normale viverlo se la vita non ha dato un limite ai nostri giorni. Il giorno di libertà speciale lo è quando si sa riconoscerlo. Il giorno di libertà è tale se siamo noi a dargli valore. La felicità la si raggiunge se sai vivere nel giorno di libertà.